Quindi, Marinella, grazie ancora della tua presenza, della tua disponibilità, del fatto che siete arrivati anche da soli in questo luogo, no? Ecco, teniamo conto che qui siamo all'imbocco della, della Val Trompia, qua era la zona della 122esima Brigata Garibaldi, una delle due brigate Garibaldi operanti nel Bresciano, una era qua e l'altra era in Alta Val Camonica, la 54esima Brigata Garibaldi, ecco, legata alla Val Saviore. Ecco, quindi siamo in zone particolarmente con una storia passata, ma anche con una storia recente di attenzioni particolari, perché voi siete stati, tu e Saverio, ancora in queste zone, sapete che non è pacifica la presenza. Ecco, ancora poche settimane fa a Colle Beato, come in altri paesi, sono state delle presenze che nottetempo hanno segnato le strade, hanno segnato le vie, no, eccetera. Prima legata al progetto di accoglienza dei profughi, no, dei rifugiati. Questo a livello provinciale, tra il 25 e il 26 aprile, in 14 comuni sono apparsi degli striscioni con scritti il sindaco Piddino accoglie il clandestino, qualcosa del genere, no? E poi anche recentemente, qui si sono rinnovate le elezioni, recentemente ci sono state anche lì, fortunatamente, ecco, nel confronto di tutta la valle, dove c'è stata una ripresa della Lega, delle destre, qua si è confermata la giunta di centro-sinistra, che ringraziamo della collaborazione anche per averci messo a disposizione questo spazio per dove stiamo svolgendo la nostra seconda per la secondo anno stiamo svolgendo la nostra festa provinciale. Grazie, a te la parola. Buonasera, innanzitutto ringrazio l'ANPI provinciale di Brescia per questo invito. Io volevo un po' parlare del web nero, ma prima di parlare del web nero, secondo me una premessa che dovrebbe essere fatta è quella che insomma, trae un po' spunto dalle cose che sono apparse in queste settimane sui quotidiani nazionali, in alcune riviste particolari anche, dove risulta che chi fa uso del web, l'80% delle persone che fanno uso del web non sono, se si può dire, totalmente coscienti di cosa siano le reti sociali, in questo caso in particolare della più grossa rete sociale che è Facebook. Faccio questa premessa perché se uno pensa di essere libero di navigare in rete come in un oceano apertissimo, eccetera, e quindi totalmente libero, secondo me prima deve essere cosciente di alcune cose. E quindi dovremmo fare un piccolo esercizio e pensare cosa scriveranno di noi gli storici tra 100 anni, perché consente un allargamento del campo visivo, una presa di distanza dalla realtà di oggi e comunque ci permette di riuscire un po' a focalizzare quello che stiamo facendo. Noi probabilmente, di noi gli storici tra 100 anni scriverebbero che abbiamo dato vita nei primi decenni degli anni 2000 al più grande archivio fotografico, alla più grande banca dati di dati personali, politici, di nostri dati, insomma, al più grande di pensieri, di riflessioni, al più grande archivio che sia mai esistito. Questo archivio è detenuto da un miliardario di Palo Alto negli Stati Uniti e questa cosa ci serve capirla per capire ogni volta che noi mettiamo una nostra foto, dei nostri dati, eccetera, qual è il percorso che queste foto fanno.
queste foto, ad esempio, quando c'è un compleanno di un bambino i cui genitori sono su Facebook e postano la foto di un compleanno, vengono, prima di essere irradiate nell'orbe intera, salvate in questo archivio di Palo Alto, di cui questo miliardario ne diventa il proprietario di questa banca dati, e poi vengono irradiate nell'orbe. Quindi ci sarebbe anche da chiedersi se un bambino che comunque non ha dato il consenso a questa cosa, voglio dire, se questa cosa è poi totale libertà o viene esposto comunque a un impatto mediatico molto forte. La stessa roba vale per tutti i dati che noi diamo a Facebook, quando noi diciamo impegnato con, sposato con, relazione complicata con, e quindi il più delle volte si va a mettere il nome di un'altra persona che magari non è sempre consapevole, né a conoscenza, e quindi dovremmo anche essere in realtà molto cauti. Io uso molto il web perché mi piace, però credo che alcune cose di consapevolezza, di responsabilità andrebbero sicuramente chiarite. Perché poi l'aspetto invece, che è quello in realtà poi primario, è che comunque noi stiamo usando uno strumento che è davvero importantissimo, perché viene usato e per il controllo, ma di questo ce lo stiamo dicendo, per cui ne siamo coscienti, ma viene usato anche per la formazione, secondo me, di nuovi pensieri e di nuove pratiche sociali. Infatti, se voi notate, io cerco di chiamarla rete sociale, ma nessuno la chiama rete sociale, perché anche il linguaggio generalmente non è mai neutro, è sempre politico. Tutti lo chiamano social network. Tante volte faccio una riflessione e penso se quando ci troviamo per strada con gli amici eccetera diciamo ho messo quella foto su Facebook, che abbiamo, o ci diciamo che abbiamo degli amici su Facebook, questa trasformazione dell'uomo che viveva in comunità, si incontrava eccetera, verso un'immagine di un uomo digitale, sia poi un fatto di vera democrazia o meno, perché a quanto pare l'uomo digitale, visto le dimensioni soverchianti di quello che sta succedendo, sta un po' sostituendo i nostri rapporti, sta un po' variando le nostre relazioni interpersonali. C'è da dire che i fascisti ne fanno un uso meno personale e molto militante. È di qualche giorno fa la notizia che in America già Facebook negli Stati Uniti lo ha già attuato. Chiunque di noi mette una foto con 10 persone su Facebook, prendendo l'archivio che si è costituito a Palo Alto, se io metto il mio nome con una foto di me, compare Marinella Mandelli. Se sono qua con tutti voi, Facebook si premurerà, se noi non facciamo una diffida, di taggare anche Raffaele Mantegazza e Giulio. Quindi i loro nomi diventeranno pubblici per tutto il pianeta. L'affare è molto grosso di questa rete sociale, perché nel 2009 era di 0,74 miliardi di euro solo gli introiti pubblicitari e gli eventi che creiamo noi, e nel 2016 sono 4,5 miliardi di euro. Passando al web nero, cosa conosciamo noi del web nero? Poco, conosciamo molto poco, perché conosciamo la parte che vogliono farci conoscere, perché c'è tutta una parte su cui si sta riflettendo ultimamente da parte di chi studia la rete, che si chiama Deep Web, che è il web sommerso. Praticamente noi conosciamo solo le pagine che i fascisti, i fascioleghisti, i nazisti ci vogliono far conoscere, il resto è ancora praticamente quasi tutto sconosciuto. Ci sono dei gruppi a cui puoi accedere usando motori di ricerca che non sono quelli classici, cioè non sono Google, sono motori di ricerca che ti garantiscono l'anonimato, che è un motore di ricerca tipo Tor, in cui tu trovi i gruppi, quelli più pericolosi, a cui magari con un finto profilo puoi chiedere un'iscrizione, i gruppi neonazisti, e
che è difficile che tu riesca ad entrare, perché questi gruppi sono online, sono offline, sono gruppi chiusi, e relativamente a questi gruppi si stanno facendo anche in altri paesi europei delle indagini, perché pare che siano gruppi che acquistino armi. Non che pare che nel web sommerso ci sia un traffico di sostanze stupefacenti notevole, ultimamente si parla anche di droghe sintetiche, di tutto. Io ho fatto un piccolo vademecum, l'ho chiamato così, di difesa, che dovremmo usare noi, una difesa parziale rispetto a questa xenofobia seriale che sta un po' dilagando. Ho notato questa cosa: generalmente le pagine sono le pagine fasciste, razziste, xenofobe, etno-regionaliste, tutto quello che volete, sono in costante aumento giornalmente, e di solito su una pagina a una pagina fanno capo decine di altre pagine simili tra di loro, pagine gemelle, che sono quelle che voi rilevate sulla pagina: a questa pagina piace, a allora ce ne sono alcune che sono le più classiche, quelle del fascismo classiche, quelle che si ispirano a Benito Mussolini, eccetera. Ve le elenco e cerco di dire perché ve le elenco, perché sono le più pericolose e perché hanno qualche ce n'è ad esempio una, la prima per citare, che si chiama, che è stata peraltro chiusa e ha avuto tutta una serie di sguidi, perché poi i militanti sono stati messi in carcere, eccetera, perché compravano armi piuttosto che avevano pensato di fare un attentato alla ministra Kyenge, ed era stato ipotizzato addirittura che volessero formare una nuova organizzazione che si ispirava al neofascismo, che Avanguardia Ordinovista è quella che aveva portato in carcere 10 persone all'Aquila, e sono pagine che però quando voi le guardate non hanno 4.000 mi piace, 40.000, ne hanno 400.000, facendo la somma di tutte le pagine, quindi una cosa parzialissima di quella che ho fatto io, vengono fuori, emerge qualche milione di italiani che condividono queste cose. Cioè, c'è una pagina in cui ci sono deputati, esponenti di spicco di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, eccetera, che si chiama Anticomunisti d'Italia. Apparentemente il nome non è obbligatorio essere comunisti, quindi uno può anche essere anticomunista. Il problema è che mentre questo anticomunismo viene veicolato in un modo alquanto particolare, perché ci sono croci celtiche e svastiche ovunque. C'è una pagina dedicata con circa 300.000 mi piace a Benito Mussolini. Su questa pagina ho fatto un'indagine tramite un mio amico che fa un po' di pirata informatico. Il grosso sono giovani, no? Sono giovani, anche proprio ragazzini, 15, 16, 17 anni, ci sono delle bufale incredibili su questa pagina, sono tutte le cose che avrebbe fatto Benito Mussolini, e cose che ha fatto per i lavoratori, per il sociale, eccetera. Dopo di lui la catastrofe, no? Non è successo più niente, abbiamo perso tutto. Ci sono un sacco di panzane, di bufale che si raccontano di lui, che avrebbe fatto cose stupende. Si scrive ogni tanto, ha fatto anche qualcosina di male, ma è sicuramente secondario. Poi ce n'è un'altra con cui vi consiglio di non interloquire, perché appena fate una domanda venite mandati a quel paese, perché lo dice lo stesso nome della pagina, è Duce un atto di fede, e quindi lì non si parla, perché siamo a livello di fanatici religiosi, e quindi è meglio evitarla. Ce n'è un'altra che è molto muscolare, ma anche qui parliamo di 500.000 italiani che hanno messo il loro nome, il loro mi piace su questa pagina, e concorrono a farla crescere scrivendo dei post. Si chiama Italia fascista nel dubbio Mena, ed è una pagina di questo tipo, totalmente demenziale per uno che vorrebbe vivere in un contesto civile, no? Cioè, se quello dietro di te in macchina è uno di colore e vedi che tenta
aspetta di superarti, eccetera, e come dire, ferma la macchina, scendi e picchialo, no? Se quello semaforo viene a lavarti il vetro, se è un extracomunitario, e anche lì loro chiamano giornalisticamente tutti extracomunitari, no? Non si parla mai di migranti ovviamente, ma l'extracomunitario non è l'australiano biondo con gli occhi azzurri, l'extracomunitario è sempre quello di colore, cioè c'è anche una distinzione in queste cose. Quindi una continua istigazione alla violenza. Ce n'è una che mi ha colpito tantissimo perché è una pagina che credo superi tutto per quantità di consensi, che si chiama Belli come la vita, neri come la morte, e sono quattro frasi che sono la copertina della pagina, che dicono molto enfatiche: se uno di noi è stanco l'altro veglierà su di lui, se uno di noi è malato l'altro lo curerà, eccetera eccetera, poi il secondo, quello che cura sempre gli altri eccetera, ha una cosa cubitale grossa così con scritto "è il camerata", no? Poi c'è un'altra che è un po' di queste zone, e anche questa molto molto seguita e molto partecipata. Dico questo perché sotto ogni notizia che viene messa non ci sono 30 commenti, ce ne sono centinaia, qualche volta si avvicinano al migliaio, quindi vuol dire che le persone che interloquiscono ci sono e che le seguono. Che è Radicato Stile Italico, che è l'acronimo dell'RSI, e fanno felpe, fanno magliette, merchandising, e pare che vadano benissimo. Sono, pare, molto vendute in tutta la zona, non solo Salò ma tutto qua intorno. Probabilmente poi uno non è che se le compra e se le mette per andare in giro, se le terrà in casa appese, non lo so, se le terrà come un cimelio. Ci sono i giovani fascisti italiani, questi sono 130.000, e anche questi sono tutti piccolini, lo si capisce poi da come ogni tanto prendono gli svarioni e cominciano, si mettono a parlare di calcio, no? Sulla pagina. Ce n'è un'altra che è parecchio insidiosa ed è gestita anche da liberi professionisti, che è "essere fascista non è reato", che praticamente ha fatto una battaglia ormai da circa 3 anni relativamente al tentativo di far abrogare la legge Mancino. È una pagina che è stata sostenuta anche dalla Lega durante i referendum, che fortunatamente sono praticamente tutti falliti, della Lega Nord. Poi ce ne sono altre, vabbè, Falange Nera, Fiamma Nera, Orgoglio Fascista. C'è il gruppo fascista per la rinascita dell'Italia, anche qui 134.000 seguaci. Questa pagina si è spinta un po' più in là, è stata chiusa con denunce a chi la gestiva, agli amministratori e agli editor, perché erano quelli che hanno avuto il buon gusto, quando Mattarella si è recato a commemorare i caduti delle Fosse Ardeatine, di minacciarlo di morte, e dicendo: va bene, quest'anno l'hai fatto, il prossimo anno è meglio che tu non lo faccia più. E quindi è stata chiusa, perché poi, voglio dire, uno minaccia di morte il Presidente della Repubblica, non è poi una cosa così usuale. Su queste di fascismo classico, dai dati che gli esperti veri del web, i dati che danno, sono che nel 2002 erano circa 1000, nel 2016, sto parlando solo di pagine, non di siti o di blog che hanno un costo, perché le pagine in realtà costano anche poco e quindi se le possono un po' permettere tutti, siamo arrivati a 16.000. Ci sono delle frasi shock che nessuno cancella, rimangono lì, e la cosa che mi interessava dire è che noi queste pagine non dobbiamo sottovalutarle, perché in un'indagine che è stata fatta da alcuni sociologhi in questo periodo, il 29% di quelli che frequenta usualmente il web nero diventa poi attivista. Non è meccanica la cosa, ma parecchi passano poi dall'essere l'uomo digitale anche all'uomo attivo nelle strade o nelle piazze. C'è un altro genere di pagine invece che si ispira direttamente al neonazismo, oppure che è un misturozzo tra Casa Pound
Underground, Forza Nuova, comunque i fascisti del terzo millennio e alcune pagine anche della Lega, assolutamente deliranti, che sono di cui le più grosse per quantità di utenti, di condivisori, sono Senza Censura, che è una pagina che è stata denunciata e chiusa per istigazione all'odio razziale, etnico e religioso. Dimissioni Tutta Casa, che è una pagina che, mi spiace molto dirlo, ma è molto condivisa anche dagli antifascisti, dai compagni, da chi è di sinistra, da chi è democratico, perché Dimissioni Tutta Casa è una pagina ipersubdola, nel senso che i nostri politici non hanno dato il meglio di se stessi in questi anni. Il fatto che poi sia facile tra le conseguenze che uno di questi qua non ne può più. E quindi molti compagni, rispetto ad alcune ruberie, rispetto alla mancanza di etica, eccetera, eccetera, ci cascano e condividono queste pagine. Peccato che poi il finale di chi dirige questa pagina è quello di, siccome i nostri politici sono tutti più o meno ladri, magari un uomo come Hitler non sarebbe poi così male per sistemare la situazione. È una pagina che era legata ad un'altra che si chiama identità.com, che anche quella è stata chiusa e poi riaperta. E dico questa cosa perché c'è un pericolo in questo continuo espandersi del web nero, perché questa pagina di identità era la pagina che sosteneva che Gianluca Casseri, che è stato un militante di Casa Pound, quando ha ucciso era già fuori da Casa Pound, ma probabilmente era uno che aiutava a sostenere queste pagine, un bel giorno, convintissimo che il problema, il male d'Italia fossero gli immigrati, ha preso un fucile, è andato in un mercato di Firenze e, se vi ricordate, non mi ricordo quanti anni fa, ha sparato e ucciso due o tre migranti, ragazzi di colore, perché poi uno dice sì, era un lupo solitario, ma insomma la pressione è talmente tanta che prima o poi uno comincia anche ad agire, no? C'è un'altra che è stata chiusa, che è Vox Next, tutti i crimini degli immigrati, che è direttamente legata a Storfront. Storfront è un'organizzazione nazista che ha pubblicato un elenco di ebrei da andare praticamente a prendere a casa, tra cui il presidente della comunità ebraica romana Pacifici, e sono andati a processo e sono stati condannati per questo. Se per quello è a processo anche con l'Osservatorio Democratico, uno dei loro gestori, è comunque un sito pazzesco, inneggiante al potere bianco, in cui andavano eliminati tutti, da quelli di colore agli ebrei, ai comunisti, agli omosessuali. Poi c'è Catena Umana, e questa è un'altra riprova del fatto che il web poi a volte produce attività, perché ci sono Catena Umana e quella che ha dato vita a quel movimento che forse vi ricordate, nel nord Italia ha creato i forconi. Queste erano persone che in realtà non si conoscevano tra di loro, avevano un minimo di conoscenza, ma avevano avevano deciso che era arrivato il momento. Alcuni non erano politicizzati, erano persone così che volevano provare a vedere se si riusciva a dare la spallata. Hanno fatto delle manifestazioni a Torino, a Milano, me li ricordo, a Milano in Piazza Loreto. Alcuni erano camionisti, altri che si sentivano insomma distrutti dalle tasse in questo paese. E se vi ricordate, quando ci sono state queste manifestazioni dei forconi, molti dei poliziotti si sono tolti il casco e mentre occupavano Piazzale Loreto nessuno li ha toccati con un dito. Non voglio immaginarvi se altre formazioni avessero fatto queste cose. Ce ne sono alcune molto più simpatiche apparentemente, se uno poi non ascoltasse i testi delle canzoni, che fanno venire i capelli dritti in piedi, perché sono testi
proprio nazisti, inneggianti anche ai gerarchi del nazisti, e che sono le minchiate di DJ Alessandro, le minchiate di DJ Alessandro 2, sono quelle che sembrerebbero un pochino più simpatiche. C'è Imola oggi è pazzesca, in Emilia Romagna butta fuori circa una bufala al giorno sulle ruberie dei politici, sono stati denunciati da più politici, anche da molti dello stesso Partito Democratico, proprio si inventano tutto di sana pianta e hanno un legame, comunque questa pagina, un legame diretto con il regionale, il provinciale della Lega Nord dell'Emilia Romagna. E qui poi cominciamo a entrare nelle pagine della Lega, che non sono comunque meno pericolose. Una pagina è anche molto enfatica, anche qui si chiama Ribelli, è gestita in un modo abbastanza piacevole, così non urta, se poi non vai a leggere proprio bene nel dettaglio e se non hai voglia di perderci tempo. C'è quella di Matteo Salvini, io non so Matteo Salvini che sta a Fabbia, però ogni 5 minuti butta fuori una bufala che viene poi ripresa anche sui suoi profili di Twitter. C'è Noi con Matteo Salvini, che è quella che praticamente è usata più per il sud, che veniva gestita probabilmente da quelli di Casa Pound, si vede un po' anche nella differenza di gestione. C'è la Lega della Terra, dove si teorizza che insomma bisognerebbe abbattere tutti i grossi, gli alti palazzi, i grattacieli nelle nostre città, tornare tutti a lavorare nella terra, le donne dovrebbero stare a casa e dovrebbero fare circa 10 figli a testa, mentre gli uomini vanno in campagna a coltivare la terra. C'è Letta Maio, vabbè, che si autodefinisce da sola. C'è Europa uguale dittatura stop. E non vi dico questa pagina, che era 300.000 mi piace quando c'è stata l'uscita dall'Europa, del Regno Unito, cioè ha triplicato, perché hanno detto ci siamo, è arrivato il momento, pronti via tutti. C'è un'altra, anche questa molto goliardica, che è rivolta alle periferie romane ed è gestita da Casa Pound, che si chiama E mo son cazzi, che è scritta in dialetto romanesco. C'era una volta l'Italia, un'altra che ha un consenso esagerato. C'è una pagina e un sito e un giornale online che si chiamano Il Primato Nazionale, che anche questo ha subito diverse denunce eccetera eccetera, per bufale, per istigazione all'odio, che è gestita da Simone Di Stefano, che è il vicepresidente di Casa Pound, e da suo fratello, che sono tra i gestori. E cerco un po' di spiegare rapidamente qual è il percorso di queste di come vengono lanciate queste notizie, che poi sono notizie bufala. Prima di tutto c'è questa premessa autoevidente che dice: gli immigrati sono tutti delinquenti e i popoli extracomunitari sono tutti incivili. Poi segue generalmente una dichiarazione che è fortemente violenta, quando non diventa apertamente omicida. Poi c'è la risposta a chi tenta di interloquire con loro, perché c'è la totale illusione di un ragionamento razionale, che è sostituito con i soliti mantra vittimistici. Se hai tempo di studiare è perché non conosci la vita. In Italia si sta male e non abbiamo il tempo di leggere. Io non ho tempo di studiare perché appunto conosco la vita e so come funziona. C'è gente che si suicida e voi fate gli intellettuali. C'è la reazione stizzita verso chi tenta di approcciare a un minimo di ragionamento, perché è rifiutato totalmente, viene accusato di essere un comunista, un saccente, un privilegiato, incapace di conoscere la realtà che lo circonda. E se ha tempo di leggere, evidentemente è un fanfarone, perché vuol dire che non fa altro nella vita e non è utile. E quindi qui sta la distopia proprio di queste persone, perché è come se uno potesse leggere solo da morto. Quando tu tenti di andare avanti, magari mostrandoti come una persona di centro moderata, segue la rabbia e l'insulto diretto. E poi succedono delle cose che sono veramente incredibili, perché più o meno c'è questo climax. Parte la solita cosa: portali tutti a casa tua, no? Che avevamo sentito dire mille volte.
poi c'è ti auguro di subire un furto, se un ammazzamento, ti auguro che uccidano tua madre, tua sorella, eccetera, se sei una donna ti auguro uno stupro. Poi praticamente la persona che ti ha augurato tutto questo ben di Dio sparisce in rete e la ritroverai qualche ora dopo. Il problema è che noi, secondo me, il dato che emerge sempre di più è che da questi milioni di italiani, io non credo che queste pagine siano gestite così da razzisti xenofobi che arrivano lì, aprono una pagina e cominciano a lanciare questi messaggi. Credo che sia comunque un'operazione raffinata che viene è studiata a tavolino per creare un senso comune diverso. E sono riusciti a dettarci l'agenda, perché non c'è più una giunta in cui non ci sia il tema della sicurezza rispetto ai migranti che non sia al primo posto. Se vedete, tutti intervistano l'assessore alla sicurezza, tutti parlano di sicurezza, tutti parlano delle nostre città che non sono più sicure, quando ultimamente i giornali e anche il sindacato hanno detto che il primo problema della sicurezza in Italia sarebbe quello delle morti sul lavoro rispetto ai crimini che commettono gli immigrati, no? E il secondo problema della sicurezza è poi quello invece della sicurezza stradale, perché io voglio capire se è democratico che una persona che sostituisce un'automobile con una sorta di carro armato, che adesso va di moda a chiamare SUV, e sfreccia 200 all'ora in autostrada fregandosene del fatto che poi possa commettere un omicidio, cioè è democratico. E quindi di queste cose pare che non interessi a nessuno, si parla in modo esagerato della sicurezza. Io ho fatto una prova veloce per vedere come riescono a rendere queste cose, queste bufale virali. Praticamente se segui una o due pagine vedi che lanciano ogni 30 minuti una bufala che nel giro di altri 30 minuti diventa virale, perché la rilanciano tutte le pagine che sono collegate. La cosa che più mi ha colpito è stato un fatto che sarebbe successo a Milano, in cui si diceva che una donna, e il fatto non era comparso su nessun quotidiano, non era stato dato a nessun telegiornale, da nessun altro, era stata in una periferia milanese non ben definita violentata all'inizio da tre extracomunitari. Loro non usano mai il termine migranti. Dopo qualche ora la donna era stata violentata da 30 extracomunitari, dopo 24 ore questa donna era stata violentata da 300 extracomunitari, e più cresceva il numero più ovviamente le persone che gli andavano dietro impazzivano d'odio, no? Quindi possiamo anche immaginarci. Ho provato a fare una breve ricerca su quello che è la più pericolosa e la più insidiosa di tutte le organizzazioni che gestiscono le pagine in rete, che è su Casa Pound, e ho capito un po' di cose rispetto al loro essere non conformi, perché per loro, siccome non mi riuscivo poi di capire cosa volesse dire per una associazione di questo tipo essere non conformi, ho capito poi dalle loro pagine cosa vuol dire. Cioè noi intendiamo, abbiamo in mente una società che è la società o la città dell'utopia, cioè una società, una città solidale, di uguali, eccetera. Per loro tutto ciò è negativo, e quindi da questo tratto il fatto che siano dei distopici, perché tutti quelli che per noi sono disvalori, cioè la diseguaglianza, il fatto mi sono fatto da me e competo, concorro, eccetera, con gli altri, il servaggio, per loro sono dei valori. Un'altra cosa interessante da valutare è che su queste pagine tutte le conquiste che sono state fatte durante gli anni 60 e 70 dal movimento sindacale, dei lavoratori, eccetera, dai partiti di sinistra, vengono comunque sempre liquidate, definite come terrorismo rosso, perché in realtà non sarebbe stato prodotto niente. Il modello di società che viene propinato poi in queste pagine è quello in cui scompare praticamente la società, si nega l'esistenza della società stessa, e l'individuo che si fa da sé,
che è quello che ha successo, eccetera, diventa quindi in nome di una libertà individuale che non esiste, e quindi in realtà Casa Pound, che fa tanto la rivoluzionaria, che esalta il CE, eccetera, e tutt'altro, di questo, perché comunque propone una società che è di tipo tacceriano. Ci sarebbe da vedere la divisione, ci sono tre categorie poi di razzisti che si possono dividere e studiare, che sono lo xenofobo sottoproletario, quello borghese, quello colto, ma andremo troppo in là, magari poi se abbiamo tempo torniamo su. Grazie. Sei proprio la più cozza di tutta la tua razza. Ti vesti secondo legge, non metti mai niente senza quella stella. Sei punte, un particolare, ma è una legge razziale. Col tuo naso ricurvo cammini per strada mangiando una mela, di certo rubata. Sei un animale e te ne devi vergognare. Quando guardi con quegli occhi grandi, un SS ti chiede che mangi, qualunque cosa rispondi, finisci nei campi. Quando dopo vai a farti una doccia, con una mano apri l'acqua, dai su, non fare così, ti piace lo Zyklon B. Che ci tenessi molto a cantarla bene, ecco, però spero si sia capito il testo. Le curve neonaziste negli stadi italiani. Friuli Venezia Giulia 7, Trentino 2, Veneto 4, Lombardia 23, Piemonte 12, Val d'Aosta 2, Emilia 3, Toscana 5, Umbria 2, Marche 4, Lazio 10, Abruzzo 12, Campania 3, Puglia 18, Basilicata 2, Calabria 4, Sicilia 16,
Sardegna 3. Totale 134. I nomi degli ultras neonazisti: Skins, Trento, Varese, Voghera, Casale, Sora, Chieti, Giulianova, Termoli, Torre del Greco, Trani, Acireale. White Power Skins, Milano. Squadraccia, Milano. Sturmtruppen, Cremona. Totenkopf, Cremona. Weissbrigaden, Vercelli, Vasto. Wolfs SS, Cherasco. Legione Gotica, Piacenza. Skinhead, Piacenza, Bisceglie. Arditi, Arezzo, Bari. Army Corps, Livorno. Army Corps a Livorno. Opposta fazione, Roma. Falange, Latina, Giarre. Brigata Suicida, Osimo. Africa Corps, Lecce. Fronte della Gioventù, Barletta, Palermo. Red Skins, Cosenza. Teste Rasate, Palermo. Bunker Skin, Cagliari. Un giro in rete. Premettiamo che i diari dell'ebrea Frank Annalise Marie, italianizzata in Frank Anna, non hanno alcuna rilevanza come documenti pro-olocausto. Vengono sfruttati dall'industria dell'olocausto in chiave sentimentale, come ricatto emotivo, semplice espediente levantino, utile ad offuscare l'assoluta mancanza di documenti a supporto del cosiddetto olocausto, agli occhi dei milioni di incolpevoli, alunni studenti, goyim. Scopo ultimo e solo del libretto, la colpevolizzazione generale dei goyim, non ebrei, secondo la discriminazione dei testi sacri. Per un fatto, lo sterminio programmato di 6 milioni di ebrei, in larga parte utilizzando camere a gas, mai documentariamente dimostrato come avvenuto. Dal sito holodogma.com. Il dovere di ogni nazionalsocialista è quello di scovare l'ebreo camuffato, partendo dal vicinato, verificarne la reale fattura giudaica, incrociando dati con reali osservazioni e diffondere la notizia in maniera capillare, in modo che il giudeo possa risultare in qualche modo evidenziato a vita, con l'intento di ledere la sua posizione monopolizzatrice. Firmato utente Steelhand Granate 24, nome della granata da lancio del Reichswehr. E ancora, dal sito www.stormfront.com. Camerati, il nostro momento è arrivato. Il momento per schierarsi e lottare. Il momento per unire le nostre forze a quelle di altri camerati, in Italia e in Europa. Oltre le menzogne che ci hanno diviso, oltre le ipocrisie partitocratiche che hanno provato ad annientarci, oltre le leggi di questo sistema che vorrebbe piegarci e le nostre debolezze che ci conducono alla resa. Noi ci ergiamo più forti sopra le macerie e sopra ogni viltà. Se sei come noi, combatti in questa trincea, lotta con noi. Dal sito www.miliziamonteverde.com. I mali della democrazia nascono dall'idea che si possa decidere a maggioranza su qualunque cosa. Non tutti gli uomini hanno la capacità di decidere che cosa è meglio nel campo politico e sociale. Da un sito naziskin italiano. Cosa dicono? Ad una manifestazione contro una festa organizzata per famiglie di ragazzi disabili a Roma,
travestiti da disabili ma con le pance piene, siete sempre solo iene. Forza Nuova. Emerson Cafu Lima Zebina, questa Roma qua sembra l'Africa. Ultras di estrema destra della Roma per criticare l'eccessiva presenza di giocatori di colore nella squadra. Non avrò neanche letto bene perché Zebina, ecco, non seguo neanche il calcio, non so niente. Il 25 aprile è nata una puttana e l'hanno chiamata Repubblica Italiana. Gli omosessuali? La tolleranza ci può anche essere, ma se vengono messi dove sono sempre stati, anche nelle foibe. Giancarlo Valmori, ex assessore all'ambiente di Albizzate. Sono stato, sono e rimarrò un razzista secondo le ultime direttive UE, poiché credo, e aspetto smentita da quei pochi che mi leggono, che certe notizie riportate solo da Il Giornale definiscano chiaramente che tra razza e razza c'è e ci deve essere differenza. Giacomo Rolletti, ex assessore all'ambiente di Varazze. L'immigrato non è mio fratello, ha un colore della pelle diverso. Cosa facciamo degli immigrati che sono rimasti in strada dopo gli sgomberi? Purtroppo il forno crematorio di Santa Bona non è ancora pronto. Pier Giorgio Stiffoni, ex senatore. Bene, grazie, buonasera. Beh, immaginate un ragazzino di 12, 13, 14 anni, magari un ragazzino di quelli un po' chiusi, un po' timidi, un po' complessati, quelli un po' che a scuola non hanno trovato magari degli insegnanti che hanno saputo valorizzarli, che hanno una famiglia che magari lo segue poco, che pensa di non valere niente, oppure a cui tutti dicono non sei bravo, non sei capace, non vali niente. Mettete questo ragazzino dentro una ragnatela fatta di tutte le cose che abbiamo sentito prima e delle cose che hanno letto i nostri amici. La prima canzone era una cover, si fa per dire, di Alba Chiara, di Vasco, cantata da un gruppo che si chiama i 99 Fosse. Voi sapete che esistono i 99 Posse, che sono un gruppo hip hop di estrema sinistra. Questi li chiamano 99 Fosse per richiamarsi le fosse ardeatine e fanno delle cover di canzoni conosciute, Sotto il seno dei pesci, Gianna di Rino Gaetano, Canzone del sole di Battisti, Alba Chiara, con i testi che non sono neanche neonazisti, sono il delirio totale, no? Immaginate questo ragazzino ascoltare questa musica, l'altra musica nazi rock che è un po' meno esplicita, ma che se andate a vedere il documentario Nazi Rock, che fosse ancora in giro, capite subito di cosa si tratta, che va allo stadio e allo stadio incontra questa Italia totalmente ricoperta di simboli neonazisti e neofascisti. Avete sentito il numero delle curve, o dei settori naturalmente, dello stadio, non di destra, non parliamo di neonazisti e neofascisti, cioè hanno simboli soprattutto neonazisti e anche neofascisti, legge sul web, incontra sul web centinaia di siti che prima ci sono stati indicati, e capite perché uno che fa il mio mestiere, io non sono uno storico, non sono un esperto, non sono neanche un esperto di formazioni neonaziste, ma sono un pedagogista, un pedagogo, faccio l'educatore, perché uno come me si interessa così tanto di questo fenomeno, al di là della passione politica e della militanza, che è la prima cosa, perché io credo che le formazioni neonaziste e neofasciste, da quelle più grandi, più strutturate come Casa Pan, Forza Nuova e altre, a quelle più piccole, che a volte sono ancora più insidiose perché più difficili da mappare, più difficili da individuare, abbiano una forte presa pedagogica ed educativa, sono molto bravi a educare, parola che chiaramente uso in termine in senso negativo, ma comunque così, a educare i nuovi militanti. E i neonazisti, i neofascisti si sconfiggono su tanti fronti, quello politico, quello, per carità, ce ne sono tantissimi, quello giuridico si spera, ma io penso che uno di questi fronti, non più importante di altri, sia quello educativo, cioè capire come fanno a conquistarsi i ragazzi più piccoli di cui si parlava anche prima. Allora dico due o tre cose, alcune sono intuibili dalle letture che avete sentito, però provo a dire appunto due o tre cose. Pensate a questo ragazzino di prima, no? È un po'
così un po' sfortunato, le ragazze non lo guardano, a scuola va male, ha oggettivamente dei genitori assenti, magari qualche insegnante che è veramente un insegnante non valido, che non lo apprezza. Che cosa si aspetta di sentirsi dire da un adulto? Beh, non impegnati di più, lavora su di te, cerca di trovare un tuo ambito. No, si aspetta di sentirsi dire: tu hai ragione perché sei il migliore, sono gli altri che sono degli infami. Gli altri non ti capiscono e ti trattano male perché tu sei il migliore e tutti i migliori come te hanno questo destino di essere trattati male. Questo è il primo messaggio che arriva a questi ragazzi e a queste ragazze, parliamo di giovani preadolescenti, adolescenti di altri sessi. Se vai male a scuola, se il papà non ha lavoro, se sei un po' sfigato, scusate il termine, con le ragazze, la colpa non è tua. A 50 anni anche a me, se uno dicesse la colpa non è tua per i disastri che hai fatto, almeno per 20 secondi mi sentirei sollevato. Poi interverrebbe, spero, l'aspetto razionale, diresti vabbè aspetta, ma parliamo di ragazzini. Allora la prima cosa è: stai tranquillo, non soltanto tu non sei l'emarginato, l'ignorante, quello cui l'insegnante dà sempre le note, è l'insegnante che è cattiva. Perché è cattiva? Perché è comunista, no? Magari l'insegnante vota Forza Italia, non conta questo. Tutti gli adulti che sono contro di te, se ci fai caso, poi sono quelli che difendono gli extracomunitari, sono quelli che vogliono che gli omosessuali si sposino. Non è vero, però è molto rassicurante. Solo noi ti capiamo, solo noi ti apprezziamo. È vero che che tutti ti odiano perché tu sei il migliore. Ma perché sei il migliore? Perché appartieni alla razza dei migliori. Andate da un dodicenne a fare questo discorso ed è vostro, lo avete in mano, a meno che non sia un ragazzo che ha un retroterra, una preparazione, una cultura, un'abitudine al pensiero critico, che a 12 anni anche noi probabilmente non avevamo, non lo so, io sicuramente no, magari qualcuno di voi sì. Questa è la prima arma: siamo dalla tua parte, siamo i tuoi amici. Quando molti amici, giornalisti che conosco, hanno fatto delle inchieste sui giovanissimi frequentatori di Casa Pound, Forza Nuova, eccetera, ma perché vai lì? Perché sei fascista? Perché lì ci sono i miei amici, sono quelli che mi capiscono. Allora, quando queste formazioni vanno a rivolgersi ai loro militanti storici, dicono le cose allucinanti che abbiamo sentito prima. Quando vanno a rivolgersi a nuovi ragazzi, non parlano di politica, parlano di sport, parlano di musica, parlano di sesso, parlano di ragazze, cioè parlano delle cose che agli adolescenti interessano, e lo fanno in una forma un po' alternativa. Guarda quei pecoroni che vanno a fare il tifo soltanto battendo le mani, come sono più fighi quelli che menano. Il ragazzino va allo stadio, vede il settore della curva più agitato, quello che va agli scontri magari con la polizia, e sente di là: come vorrei anch'io essere così, invece io ho paura, sono magro, non ho la forza. Sente i nomi che sono stati letti, va in internet, accede al sito di queste formazioni, di queste curve, pensando di accedere al sito di una settore della tifoseria. Allora, se io vado sul sito dell'Inter, vedrò il cinese lì che l'ha comprato, vedrò la foto del presidente, della formazione, vedrò i risultati, eccetera. Se vado sul sito di questi gruppi e ho 12 anni, la prima cosa che vedo è una svastica, è una celtica, è la foto di Hitler, è la foto dei cancelli di Auschwitz con scritto falso. Noi diciamo: non c'entra niente. Ma ricordiamoci una cosa: il pensiero neonazista non funziona col principio di non contraddizione, non funziona con la logica aristotelica. È stato detto molto bene prima: quelle che si definivano bufale sono evidenti contraddizioni, ma sono evidenti contraddizioni perché utilizza un pensiero critico, un pensiero razionale. Il ragazzino fa un'equazione molto semplice: da dodicenne e non ha certo colpe. Quanto sono fighi quelli lì che vanno allo scontro con la polizia, quanto vorrei essere anch'io così, oltretutto tifano per la mia squadra e spesso sono squadre di campionati minori,
non sono soltanto Inter, Juventus, ma sono magari piccole squadre della Serie C, dell'Interregionale, vorrei essere come loro, vado sul loro sito, c'è la svastica, c'è Mussolini, c'è Hitler, c'è il fascio, allora anche queste sono cose buone. E cosa fanno questi? Allora vieni da noi, ci ritroviamo nella nostra sede, ti faccio ascoltare della musica, non subito i 99 fosse, piano, lentamente, il nazi rock, che oltretutto, mentre i 99 fosse fanno delle cover, le canzoni note, alcuni gruppi rock neonazisti hanno anche una musica che è passabile sul piano musicale, non sono dei semplici strimpellatori, poi uno può piacere o no. Ti piace questa musica? Sì, allora pian pianino ascolta le canzoni, parlano di... ma Hitler è cattivo, ma chi ti ha detto che Hitler è cattivo? Scusate il termine, quella stronza d'italiano, quella che gli dà sempre le note. Voi ricordiamo che stiamo parlando di ragazzini con uno spirito critico molto basso, queste volpi accalappiano questi ragazzi in questo modo, creandogli attorno una ragnatela fatta delle cose che piacciono agli adolescenti. Il messaggio fondamentale è: se vieni con noi farai delle esperienze che nessun altro ti farà fare, solo noi siamo dalla tua parte, tutti gli altri sono contro di te, ma guarda cosa si perdono gli altri, si perdono l'alcol, si perdono il sesso, si perdono il calcio vissuto menando, nel dubbio mena, no? Si perdono una certa musica che non ti fanno ascoltare, si perdono l'accesso alle parti più profonde del web. Io penso che questo è fondamentale. I gruppi neonazisti, quando si presentano ai ragazzi, non si presentano principalmente come gruppi ideologici, perché un'ideologia richiede comunque una capacità interpretativa, richiede comunque un pensiero critico, un pensiero cosciente. L'ideologia, per aderire a un'ideologia, in qualche modo devo poter categorizzare alcune cose. Poi c'è chi aderisce all'ideologia in modo molto, molto netto, un po' coi paraocchi, però in qualche modo devo domandarmi. È un passaggio precedente, gruppi, messaggi preideologici che vanno a toccare i temi dei quali vi ho parlato. Quindi il gruppo, vieni da noi che siamo un gruppo, sappiamo tutti quanto gli adolescenti hanno bisogno di stare in gruppo, il gruppo che ti protegge, il gruppo che ti tutela, però fai qualcosa anche tu. Allora guardate, io dico una cosa, tanto io ho fatto cantare una canzone neonazista, ho coperto l'Italia di svastiche alla festa dell'Ampi, lui non mi ha ancora mandato via, quindi si capisce che sto facendo dei discorsi provocatori, ma nel senso buono, nel termine provocatorio. Io dico questo, quindi sempre in senso di stimolare una riflessione critica, per un tredicenne andare a menare un ragazzo senegalese che vende il giornale Terre di Mezzo e fargli veramente male, e spaccargli la faccia e bruciargli tutte le sue cose, con dietro quelli più grandi che lo guardano e quando tornano bene vieni, ci ubriachiamo insieme, magari la ragazza gli dà anche un bacio in bocca, io penso che sia una cosa meravigliosa, sia un'iniezione di autostima, un'iniezione di forza, di virilità straordinaria. E dobbiamo sempre ricordare questo, stare nei gruppi nazisti fa bene, ti fa stare bene. Il discorso che faceva tanti anni fa Don Ciotti sulla droga, quando diceva dobbiamo piantarla di dire ai ragazzi che drogarsi fa male, drogarsi fa benissimo adesso, poi muori, ti bruci tutti i neuroni nel giro di 10 anni, e 10 anni, sarò vecchio fra 10 anni. Stare nei gruppi neonazisti è bello, fa bene, ti dà forza, ti dà virilità, ti dà quei disvalori che sono disvalori per chi? Per quel rompiballe di insegnante di italiano, per tuo padre che non capisce niente, per quelli del PD e di Rifondazione e di SEL che sono dei falliti, e andate avanti voi, e per l'Ampi non parliamo dell'Ampi, figuria, quei 4 sfigati vecchiacci dell'Ampi. Questi ragionamenti non possono essere sottovalutati, perché sono l'inizio. Poi viene tutta la costruzione ideologica, tutte le cose oscene che abbiamo sentito prima, e però pensate alla prova di iniziazione. Cosa c'è di meglio per un tredicenne che avere una prova di iniziazione politica che mette alla prova il suo coraggio? Coraggio, si fa per dire, andare a menare un povero disgraziato disarmato con le spalle, insomma, però tanto l'hai fatto, magari addirittura tirare una molotov in un campo rom, sono grande. Certo.
certo il gruppo ti protegge fino a un certo punto, perché i famosi lupi solitari poi il gruppo li abbandona subito. Caso Breivik, Breivik l'hanno abbandonato tutti, no? Quelli che gli ha messo in mano le armi poi hanno detto no, ma noi mai le abbiamo detto di andare a sparare, ma intanto aveva fatto quello che doveva fare. Quindi questa dialettica, il gruppo ti accoglie, ti tutela, ti protegge, quando esageri di nascosto diciamo e vai che ce l'hai fatta, però davanti all'opinione pubblica no, ma noi non vogliamo mica gente così. Il carattere è anche molto vile, no? molto falso. I contenuti quali sono? Sono molto pochi i contenuti, conta la forma, contano i simboli, però qualche contenuto c'è. La critica individualista alla democrazia, su questo anche qua bisogna stare molto attenti, perché il ragionamento che fanno queste forze rispetto ai giovani è: la democrazia vuole che tutti siano uguali, vuole quindi l'omologazione, no? Non vuole individui, vuole pecoroni. Anche questo è un discorso molto affascinante. È chiaro che è falso. La democrazia non vuole che tutti siano uguali, la democrazia vuole che tutti, in quanto diversi, abbiano le stesse opportunità. La democrazia nasce, al contrario, osservando le differenze, vuole che le differenze rimangano, articolo 3 della Costituzione, ma non costituiscano un ostacolo al fatto di avere un posto di lavoro, di fare carriera, di poter mantenere una famiglia, no? E però, per fare questo, bisogna leggere la Costituzione, bisogna informarsi, e se leggi vuol dire che non c'è niente da fare. È più facile dire la democrazia vuole il livellamento, noi esaltiamo le differenze, perché il messaggio di questi gruppi è soltanto noi esaltiamo le differenze culturali, noi mica vogliamo impedire ai musulmani di venerare Allah, però che se ne stiano a casa loro. Il messaggio è naturalmente a casa loro ci rimandiamo, e ci rimandiamo buttandoli in fondo al Mediterraneo, che è molto più comodo, no? Però il messaggio di superficie è noi siamo per le differenze, è il razzismo culturalista, il razzismo che finge di essere a favore delle differenze, presentando la democrazia come livellamento. È una menzogna, e bisogna avere studiato la Costituzione per sapere che è una menzogna. La presa in carico, l'ho detto prima, del problema di sé, ecco, l'offerta di colpevoli e vittime. Di chi è la colpa se tuo papà non trova lavoro? La colpa è dei sionisti internazionali, delle banche, del Fondo Monetario Internazionale. Sì, certo, il Fondo Monetario Internazionale è mica un gruppo di brave persone, no? Ci mancherebbe. Però questi grandi obiettivi, e allora cosa facciamo? Andiamo a incendiare il campo rom. Uno potrebbe dire: cosa c'entra il campo rom col Fondo Monetario Internazionale? Ma è proprio questo passaggio che viene bloccato, è proprio il passaggio logico. Siccome non puoi andare a sparare a Zuckerberg perché è lontano, non ci arrivi neanche, vai a pestare il senegalese, no? Perché tanto comunque c'è una connessione totalmente fantascientifica tra le migrazioni, il Fondo Monetario Internazionale, cioè si presentano i colpevoli a livello macro, l'Europa ha la colpa di tutto, intendiamoci, mica sto dicendo che l'Europa sia innocente rispetto soprattutto alla questione delle migrazioni, però non puoi certamente andare a farti saltare per aria a Bruxelles, ti do uno da menare, ti do uno qualunque, omosessuale, ebreo, arabo, rom, il primo che capita, no? È un meccanismo che economizza le forze, ce l'hai lì, devi andare per forza a Bruxelles, devi andare per forza all'ONU, no, vendicati su questo. La vittimizzazione, non siamo noi a essere razzisti, sono quelli che ci dicono che siamo razzisti a essere razzisti. C'è una vecchia battuta di Paolo Antoni, diceva: non siamo noi a essere razzisti, sono loro che sono napoletani, no? Se vi ricordate, in un vecchio cabaret, è lo stesso meccanismo, no? Ricordate i primi manifesti della Lega, primi, insomma, sì, tra i primi, Lombard Tas, Lombardo taci perché se parli per te è già pronta l'accusa di razzismo, è la vittimizzazione, loro sono le vittime, perché la democrazia non gli permette di essere razzisti fino in fondo, loro non sono razzisti, siamo noi a essere razzisti, siamo noi democratici a essere razzisti, e quindi ti pongo nella posizione di vittima, che è una posizione molto consolatoria. La ricerca di purezza,
la razza italiana, la razza ariana, la razza lombarda, tutte queste questioni, un'idea di non contaminazione, l'incontro con l'altro è sempre contaminante, l'altro viene sempre a contaminarti in qualche modo. E qui si mescola tutto, razza, cultura, nazionalità, arabi o musulmani è uguale, arabi o musulmani, sono solo gli intellettuali di sinistra che fanno le differenze tra arabo e musulmano, poi quelli ancora più di sinistra tra musulmani sciiti e musulmani sunniti, c'è tempo da perdere, sono tutti uguali e sono tutti nemici, noi siamo i puri, gli altri e chiunque siano sono quelli che ci contaminano. E infine il legame al pensiero simbolico, al simbolo che sostituisce il pensiero. I simboli nascono per sintetizzare il pensiero. La croce è la sintesi del percorso storico esistenziale di un signore che è stato ammazzato e che molti credono che sia risorto. La faccia del martello era il simbolo di un percorso di lotta di due categorie, no? Contadini e operai che erano arrivati a fare la rivoluzione. Comunque lo si giudichi, eh? La svastica non ha detto niente, la svastica, ma quale neonazista vede nella svastica il simbolo solare, le balle che, è vero, sì, in origine era un simbolo solare, ma qualcuno vede il simbolo solare in quella roba lì? Quella roba lì è il verde del semaforo, scatta il verde, puoi usare violenza, il simbolo non diventa più la sintesi del pensiero, ma sostituisce il pensiero. Saverio Ferrari, me lo sono scritto prima, non pensavo di vederti, di citarti, mi fa piacere vederti, ha detto una volta che c'è un aumento nei giovanissimi di un amore per i simboli nazisti rispetto a quelli fascisti. Forse perché il nazismo ha avuto una fine più da Gotterdam, un da tramonto degli dèi, forse perché Mussolini è finito in un certo modo, forse perché i simboli nazisti sono semplicemente più forti, hanno una capacità di penetrazione più forte nel profondo della psiche, no? Un fascio littorio è meno forte di una croce uncinata, per motivi che non conosciamo, che anche gli psicologi del profondo stanno studiando, perché non è facile. Dico altre due cose. La psiche, che il modo di ragionare che è il risultato di queste pratiche iniziate molto presto e che hanno una velocità enorme di azione, un ragazzo che sta 6 mesi dentro una sede di Forza Nuova, in 6 mesi bello cotto e cucinato, bello pronto, sono rapidissimi, l'addestramento è sempre più breve, ahimè. I risultati sono questi, al posto del ragionamento critico, la psiche si sostiene su un ragionamento on-off, o bianco o nero, o funziona o non funziona, la propaganda, i sentimenti diventano fonte di debolezza, non devi avere sentimenti, non devi avere emozioni, la coscienza, Hitler diceva la coscienza è un'invenzione ebraica, la coscienza non serve a niente, puoi farlo, allora fallo, questa è la logica, puoi fare questa cosa, non porti delle domande, non far entrare in campo i tuoi sentimenti, fallo e basta. E soprattutto la propaganda neonazista e neofascista fa leva sulle emozioni, bypassando le argomentazioni obiettive, solo a livello emotivo. Per questo, tra parentesi, quando io vedo per esempio dei progetti sulla Shoah nelle scuole che lavorano soltanto sul piano emotivo, sono molto preoccupato, ci vuole anche il piano razionale. La Vieviorca, nel suo libro L'era del testimone, libro molto bello che vi consiglio se non l'avete letto, dice proprio questo: l'antifascismo non può rimanere soltanto sul piano emotivo, perché sono i nazisti che si fermano sul piano emotivo, bisogna coniugare le due cose. Due cose sul web e poi chiudo. Quando si sono trovati il web, i neonazisti hanno fatto dei salti alti così, come in maniera assolutamente precisa è stato prima evidenziato, senza il web il neonazismo sarebbe un'altra cosa, ci sarebbe lo stesso, però certamente fosse più controllabile. Dico due cose, sarebbe da parlare tutta sera, ma quali sono le caratteristiche strutturali della rete che fanno sì che questi gruppi l'abbiano adottata come principale? Vedete, quando sento dire manifestazione di Forza Nuova, che ne so io, a Como, 20
presenti. Ah, ebbene, soltanto 20 vuol dire che non contano niente. Poi le cifre invece sono quelle che abbiamo sentito prima. Questi non vanno in piazza, non ne hanno bisogno di andare in piazza, sono in rete, sono tutti i giorni in rete. Quindi attenzione a non sottovalutare, per carità, meglio 20 che 2000 presenti in piazza, ma non è quello, non è il visibile il pericolo di queste formazioni, che già è pericoloso, è tutto quello, il deep, tutto quello che c'è nella profondità. Perché il web? Perché il web ti dà alcune caratteristiche. Primo, il primato della visibilità sulla logica. Tu apri un sito e se il sito è costruito bene, hai un'immagine e non hai neanche bisogno di leggere la didascalia. Se poi la didascalia è uno slogan, è finito, no? Prima la visibilità, prima l'immagine, prima il simbolo, prima la suggestione, prima la pancia e poi la ragione, non hai neanche tempo di entrare in campo, no? Non hai neanche tempo, quando qualcuno li fa argomentare ti insulta. Secondo, la non necessità dell'argomentazione e della contestualizzazione. Un sito web è decontestualizzato, ma perché il web è decontestualizzato, no? Cioè, capite che andare in libreria, andare nel reparto dottrine politiche, alla lettera M, cercare Marx, comprare il Capitale e magari anche leggerlo, se uno ha la forza di farlo, è una scelta molto più consapevole che entrare in un sito e vedersi un'immagine, l'immagine di Marx che ho scritto sopra ebreo, e adesso vi risparmio gli insulti che potrebbero scrivere sotto Marx questi signori, no? Sono regioni della mente diverse che entrano in campo ed è molto più facile colonizzare queste ultime. Quindi la non necessità della contestualizzazione, l'anonimato in rete. Certo, la polizia postale ti dice che tanto ti becca, ma tu pensi di essere anonimo. Pensate, per un ragazzino di 12 anni cosa vuol dire in classe alzar la mano e dire: professoressa, non sono d'accordo con lei, oppure andare a casa e sotto un nickname, un nomignolo e un avatar, un'immagine che non era sua, scrivere su Facebook gli insulti alla professoressa. Pensatelo a livello di responsabilizzazione, senso civico, capacità di azione politica. Magari l'insegnante ha veramente commesso un'ingiustizia, eh? Magari l'insegnante si merita, non dico gli insulti, ma si merita una ribellione, ma ribellarsi oppure organizzando i compagni. Ragazzi, domani nessuno di noi entra in classe per protesta, oppure fare anche semplicemente un mi piace su Facebook. Capite? La militanza politica finisce nel momento in cui c'è questa piazza, questa pseudo agorà nella quale posso scrivere quello che voglio, come voglio, con chi voglio, rimanendo anonimo. Che bisogno ho di andare a manifestare in piazza? Che bisogno ho di mettere il mio corpo, la mia voce, la mia faccia, quando posso fare tutte queste cose? Ed è chiaro che qualunque movimento di tipo illegale e soprattutto di estrema destra gode di questa virtualità. L'equivalenza di tutti i discorsi, la rete, vedete, prima qualcuno diceva, se avete sentito la questione, comunisti e fascisti sono uguali, no? E in fin dei conti i comunisti e i fascisti sono uguali. Discutere di questo, si discute, c'è cioè un'affermazione, se uno mi dice questa frase, dico: ascolta, sediamoci, ordiniamo due birre e ne parliamo fino a luna di notte. Ma se questa frase è un post su un blog, e poi c'è un'altra, e poi c'è un'altra, e poi tutti sullo stesso livello, in cui non c'è un'affermazione che sia più vicina alla verità di un'altra, in cui l'unica logica è l'ora in cui sono stati postati, ti abituo a dire che tutte le argomentazioni sono uguali. Il web, non dico usato da persone della nostra età, oddio, mi sarà capito che non lo amo, però soprattutto usato da ragazzini, abitua all'orizzontalità delle opinioni. Non esiste un'opinione oggettivamente migliore di un altro, ma perché non devo poter dire che la bomba in Piazza della Loggia l'ha messa le Brigate Rosse? Siamo in una democrazia oppure no? Perché non devo poterlo dire? Lo dico. E vai a dirlo a Brescia durante le manifestazioni e vi dico la disfatta. E non vado a dirlo a Brescia durante le manifestazioni, non sono mica scemo, lo dico su una pagina Facebook che tanto lo ingloberà. Certo, dopo un'ora sarà finito in fondo alla pagina, sarà scomparso dalla schermata, ma cosa ho imparato? A dire quello che mi pare senza argomentare. Io credo che chi ha avuto l'idea
di definire il web come strumento di partecipazione e di democrazia, si è assunto una gravissima responsabilità nei confronti dei giovani, si è assunto una responsabilità enorme, perché il web, proprio perché, è stato detto chiaramente all'inizio dell'intervento di prima, di chi è, chi l'ha voluto e chi ce l'ha in mano, strutturalmente non può essere uno strumento di educazione alla democrazia, che non vuole dire che bisogna buttarlo via, staccare la spina, ma strutturalmente abitua all'anonimato, alla non presa di responsabilità e al fatto che io sono totalmente legittimato a dire che la bomba a Piazza della Loggia l'hanno messa le Brigate Rosse, perché tanto siamo in democrazia. E il mio discorso rispetto al discorso di Manlio Milani è uguale. Cos'ha Manlio Milani in più di me rispetto a Piazza della Loggia? Su un sito niente. In un dibattito mi schiaccia, e spero che lo faccia, se solo mi permetto di dire quello che ho detto prima. Capite allora, il dibattito, la partecipazione, quanto oggi è più difficile. Infine, quello che ho detto prima. Perché hai pubblicato quella frase? Perché potevo farlo. È la logica di una certa tecnologia, una certa tecnologia. Quando la tecnologia si stacca dalla politica, si stacca dalla coscienza, dal pensiero critico. Lo faccio perché posso farlo. Che è dietro Auschwitz, che è dietro Hiroshima, che è dietro ogni volta in cui la tecnologia è stata usata senza un pensiero critico e una coscienza. Allora, finendo davvero, che cosa si può fare? Si può fare anzitutto un sacco di roba, ma la prima cosa che dobbiamo fare è, insieme a tutte le altre forme di contrapposizione, la militanza, accettare la sfida sul piano pedagogico, accettarla veramente. Il pensiero democratico, antifascista, di sinistra, ognuno lo chiami come la propria sensibilità richiede, resistenziale, deve tornare a parlare con i ragazzi e deve tornare ad andare a incontrare i ragazzi giovani là dove sono. Noi non possiamo più pensare che per un tredicenne la disposizione transitoria e finale, che dice che in Italia è vietata la ricostituzione sotto qualunque forma del partito fascista, sia scontata. Noi non possiamo più pensare che per un tredicenne sia normale che non può esistere il partito fascista e invece può esistere la Rifondazione Comunista. Ed è giusto che sia così, è giusto che sia così, è un segno del fatto che forse la nostra democrazia ha lavorato in modo un po' così, insomma, un po' distratto, ma occorre argomentare, occorre parlare con i ragazzi, occorre che il pensiero democratico antifascista, e io mi permetto di dire anche di sinistra, visto che è la mia area politica di riferimento, torni a incontrare i giovani facendo una mediazione, non buttandosi nel campo dei giovani, trovandosi a metà strada, un pensiero adulto che parte dai ragazzi, può essere la Costituzione, l'antifascismo raccontato con un fumetto, con un rap, con un graffito, ma non basta, non basta, perché dopo sul fumetto, sul rap, sul graffito, sulla danza ci fermiamo a ragionare. Sbilanciarci soltanto su progetti bellissimi che parlano solo alla pancia è pericoloso. Vogliono aprire un sito web www.giovaniantifascisti.it, ragazzini, benissimo, ma poi ci fermiamo, stampiamo le pagine e le confrontiamo. È un'operazione da rottamare, è un'operazione vecchia, è un'operazione di retroguardia, francamente mi interessa poco. Mi interessa poco perché non penso che tutto ciò che è nuovo sia da rincorrere. Io faccio un ragionamento politico. Ciò che è nuovo serve al bene dell'umanità, in particolare degli emarginati e degli ultimi, oppure no? Se no, non mi interessa, anzi, se no, penso sia da combattere. Ho lasciato per ultimo due citazioni che faccio leggere ai nostri lettori. Uno da Primo Levi e uno da Robert J. Lifton. Robert J. Lifton è un autore che ha scritto un libro sui medici nazisti e questa citazione è tratta proprio da questo testo. Leggiamo e poi dico l'ultimissima cosa. Non so, e mi interessa poco sapere se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che vittima innocente sono stato e assassino no.
So che gli assassini sono esistiti, non solo in Germania, e che ancora esistono, a riposo o in servizio, e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale, o un vezzo esteticistico, o un sinistro segnale di complicità. Soprattutto è un servigio reso, volutamente o no, ai negatori della verità. Confondere i due ruoli significa voler mistificare dalle basi il nostro bisogno di giustizia. Primo Levi. Non voglio certo concludere che noi siamo tutti nazisti. Noi non siamo tutti nazisti. Una tale accusa elimina proprio quel tipo di distinzione morale che abbiamo bisogno di fare. Una di queste distinzioni concerne il modo in cui, pur con il nostro potenziale universale per l'omicidio, noi ci asteniamo per lo più da un tale male. Robert J. Lifton. Ecco, la citazione di Lifton mi sembra emblematica per questo discorso. Noi non siamo tutti nazisti, ma potenzialmente potremmo esserlo. Tra quel potenzialmente e la traduzione in atto c'è un abisso, ma a volte quell'abisso si restringe ed è sottile come un capello. Noi dobbiamo lavorare soprattutto con i ragazzi che stanno facendo quel passo. Cosa bisogna dirgli? Che l'antifascismo è migliore del fascismo, che la democrazia è migliore del totalitarismo, che la solidarietà è migliore dello sterminio. Diglielo facendoli illuminare gli occhi. Quando un adolescente, leggendo la Costituzione, leggendo la storia dei fratelli Cervi, leggendo le lettere dei condannati a morte della resistenza europea, gli si illumineranno gli occhi e avrà davanti un adulto che dirà bene, adesso parliamone, si sarà strappato una persona a questa ragnatela. È una, è poco, intanto è una. Loro sono bravissimi a prenderli uno per uno. Noi siamo più bravi, siamo più forti, perché siamo democratici. E essere democratici vuol dire essere migliori rispetto ai fascisti. Grazie. Grazie Raffaele, grazie Marinella. Grazie Giulia, grazie Diego, grazie a voi che avete avuto la pazienza, che avete meritato l'arietta che sentiamo adesso l'ora è quella e dobbiamo staccare. So che sarebbe bello adesso continuare a parlare, ma ci saranno ancora occasioni negli prossimi appuntamenti nostri dell'ANPI e di quanti si battono, appunto, come diceva Raffaele, per dimostrare che la democrazia e l'antifascismo è meglio. Grazie.